ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Inizia nel migliore dei modi l'avventura del Città di Teramo 1913 nel campionato di eccellenza. I biancorossi battono in trasferta il Castelnuovo Romano per 5-0 e con merito portano a casa 3 punti nella gara di esordio. Dunque un Teramo che nel primo tempo ha avuto qualche difficoltà perché il Castelnuovo era chiuso in difesa e quindi la squadra di Pomante ha pressato per tutto il primo tempo, ha avuto in mano l'iniziativa del gioco, ma solo nel finale ha trovato il gol con Touré, quindi è andata al riposo sull'1-0. Poi nella ripresa il Teramo ha dilagato, dopo pochi minuti ha trovato il raddoppio con Furlan, quindi il terzo gol con Touré, il quarto gol è arrivato a metà secondo tempo con Dos Santos e poi la cinquina l'ha firmata D'Egidio. Un Teramo che praticamente è stato padrone assoluto del campo, ha giocato con il giusto atteggiamento, con la giusta personalità da squadra che parte con i favori del pronostico, sospinto soprattutto da un pubblico caloroso, da oltre 500 ragazzi della curva est che hanno incitato i biancorossi dal primo minuto a oltre il 90°. Sì, sì, un'ottima partita, un'ottima prestazione, era importante partire bene e l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto con un risultato importante. A dare il risultato abbiamo giocato con una squadra che si vede che era in difficoltà più che altro fisica, perché veniva da 3 partite una settimana, però una squadra organizzatissima che ci ha messo in difficoltà la prima mezz'ora. È normale, poi una volta sbloccato il risultato è venuta fuori la nostra qualità e siamo stati bravi poi nel secondo tempo a chiudere la partita. Quindi ti è piaciuto tutto del Teramo, questo è il Teramo che vuoi? Ma sì, sicuramente dobbiamo migliorare tanto. C'è da migliorare, è la prima partita, quindi non siamo ancora al 100% sia la condizione fisica che quella tecnico-tattica. Questa squadra può migliorare, ha grossi margini di miglioramento, è normale che... L'importante è l'atteggiamento, oggi l'atteggiamento è stato positivo perché abbiamo approcciato la gara in un modo importante, perché i primi 30 minuti è vero che non abbiamo fatto gol, però abbiamo avuto tantissime occasioni per sbloccare la partita e poi siamo stati bravi sotto porta a chiudere la partita in secondo tempo, come ho detto prima.